mancata la capacità di un italiano servono certamente risorse, ma dobbiamo dirci che spesso manca la premessa necessaria sociali e istituzionali. Grazie. Che ha particolare riguardo per l'alleggerimento delle imposte fiscali, tema che tocca i cittadini tutti, le famiglie, le imprese, gli artigiani, i professionisti. L'abbassamento di IRAP e di IRAS, l'introduzione di nuovi sgravi all'IMU e alla TASI, ma chi concede il proprio immobile in locazione con il cambio concordato, l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli, dell'IRAP per i coltivatori, il progressivo ampliamento della decontribuzione sono provvedimenti attesi e sollecitati dal tessuto economico del Paese che si tradurranno certamente in vantaggi per l'innovazione, l'occupazione e i salari. Non possiamo non apprezzare l'accoglimento da parte del Governo di istanze che noi moderati avevamo sollevato con specifici emendamenti, la cancellazione dell'IMU sugli impullonati, ad esempio, macchinari ancorati saldamente al terreno di dimensioni talmente grandi da essere assimilati ad un immobile, l'abolizione dell'IMU per la seconda casa quando questa viene concessa in uso gratuito ai figli, ai genitori o coniugi separati, una battaglia vita in favore dei nostri concittadini e una buona notizia per il Paese che ha nella casa di proprietà spesso la propria virtuosa ricchezza. Altra scelta particolarmente apprezzata è quella finalmente, dopo anni di dibattito e scarse risorse disponibili, a dispetto anche di una decisa opposizione di alcuni, di destinare fondi consistenti alla sicurezza e alla cyber security, come si dice. Non c'è chi non comprenda in questi giorni più che prima che tale approccio va nella direzione di un'esigenza di contrasto al terrorismo attraverso la prevenzione e nuovi tipi di indagini. Concludo, colleghi, ricordando come certamente questa manovra non è forse economicamente parlando fra le migliori possibili, mentre la prezzo è condivisibile, il risultato sarà certamente perfettibile. D'Ascola.